Sicurezza informatica, il vero problema dei social media. Buongiorno e bentornati al caffettino, sono Mario Moroni e anche oggi qui nel nostro podcast quotidiano davanti alla macchinetta del caffè virtuale parliamo di cybersecurity, almeno in questa puntata, perché se vi intendete un po' di questi mondi è stata una settimana particolarmente frizzante questa, tra il down di Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger eccetera eccetera, a quello che è accaduto ieri, ovvero il codice sorgente di Twitch e i pagamenti dei creators sono stati trafugati, quindi c'è un failone da 100 e passa giga da scaricare. Chiaramente è una pratica illegale questa che è accaduta alla piattaforma social gaming di Amazon, però che cosa hanno rubato e cosa potete forse ancora trovare sul deep web? 3 anni di dettagli sui pagamenti dei creators su Twitch, cioè quanto ognuno ha guadagnato grazie alla piattaforma, la totalità, il totale diciamo così, codice sorgente di Twitch.tv, quindi proprio il social, sia per dispositivi mobili, desktop che console, il codice relativo agli SDK, insomma qua entriamo poi fondamentalmente in tecnicismi, e poi anche una creazione di un nuovo, diciamo, concorrente di Steam che si sarebbe chiamato Amazon Game Studios, e poi fondamentalmente altri strumenti di sicurezza interna e dei tool di Twitch. Insomma, se pensate a quello che è accaduto questa settimana e lo rapportate a quello che sarà non soltanto la perdita economica, ma la perdita in qualche maniera di ambiente che stiamo vedendo, si prospetta un futuro veramente, veramente incerto. Un futuro che noi pensavamo fosse in qualche maniera smosso nelle anime da, che ne so, la privacy, il GDPR, l'utilizzo dei dati o gli stessi problemi di utilizzo e di dipendenza che abbiamo riguardo ai social. Alcuni hanno addirittura ipotizzato la stessa scritta che trovate sui pacchetti di sigarette: nuoce gravemente alla salute. Ma tutti questi problemi sono, diciamo, fra virgolette, secondari, passatemelo, se i social non sono sicuri, se questi attacchi continueranno ad essere importanti. Oh, badate bene, quello di Facebook non è ancora stato confermato un attacco, sembrerebbe un errore fra virgolette umano, ma comunque sia instabili in tutte le situazioni. Beh, voi vi iscrivereste a un sito instabile? Beh, sembra che in realtà la sfida sia appunto questa, quella in realtà di rompere le scatole, giustamente ancora le PMI per la loro digitalizzazione, ma anche quella ogni tanto di prendere le giuste distanze da queste piattaforme e da capire che probabilmente c'è, non dico una guerra interstellare, però una situazione molto particolare che continuerà ad esserci, perché queste piattaforme continuano a macinare denaro e chiaramente è come dire la lotta tra guardie e ladri, no? Solo che il ladro va molto più veloce, ma magari non arriva dal tuo paese, arriva dall'estero, arriva da concorrenti mondiali. Insomma, sarà veramente, veramente un 2022 incredibile. Una guerra fredda che ancora non conosciamo bene, ma venite sul mio canale e anche gruppo Telegram a parlarne, Mario Moroni canale, Mario Moroni gruppo, ci vediamo, ci sentiamo lì e voglio sapere, sono molto curioso di sapere la vostra opinione rispetto a questo periodo veramente frizzante.